Ok, allora ragazzi, adesso vi facciamo vedere come funziona un modulo Blitz antincendio boschivo. Questo è solo per la prevenzione, per il primo intervento, perché poi tutto il resto si fa con altri mezzi e tante altre persone. Noi iniziamo con un primo intervento proprio. In modo che se facciamo in tempo lo spegniamo appena nasce il fuoco, appena proprio viene acceso, se facciamo in tempo. Se no intanto iniziamo a fare già una cosa, e un piccolo aiuto. Noi facciamo parte della Protezione Civile Regionale e quindi insieme alla Protezione Civile Regionale facciamo anche azione di antincendio boschivo. In questo caso facciamo solo una dimostrazione qui in piazza per vedere come funziona il modulo. Dopodiché noi quando interveniamo con abiti adatti all'antincendio, vale a dire che sono pantaloni, giacche, anche maglioni sotto, maglie, maniche lunghe, guanti, tutti ignifughi, in modo che siamo protetti dal fuoco. Noi siamo protetti dal fuoco, però magari vicino al fuoco fa pure caldo, però con quell'abbigliamento un po' siamo protetti. Possiamo lavorare vicino al fuoco massimo 2 ore, poi ci devono dare il cambio perché sennò poi moriamo di caldo e di fatica. Quindi è una cosa, è un lavoro continuo di tante persone che vanno a fare questa bellissima cosa che è volontariato per spegnere il fuoco. Ora, noi per fare una cosa molto più corta, vi facciamo vedere come funziona. Accendiamo il mezzo e poi spruzziamo anche un po' d'acqua. Va bene? No, la spruzziamo per terra, quindi perché fa male, è un getto abbastanza potente. Vai, Valerio, alzati. Quindi facciamo una cosa così. Quali sono le figure che... I pompieri! I pompieri!
I vigili del fuoco. Che sono i pompieri, ok. Poi? I vigili del fuoco, l'abbiamo detto. Guardia parco, tipo noi, appunto. E poi? La protezione civile, bravissimo. Esatto. L'hai detta? Tu eri il primo che l'ha detto, va bene. Quindi, vabbè, intanto vi spiego comunque come funziona. In pratica l'acqua che viene erogata da questi tubi che vedete qui può essere a getto diverso a seconda delle necessità. Cioè il getto può essere uno unico, uniforme, molto forte, oppure può essere un getto, diciamo, a rosa, quindi parte all'inizio tutto compatto e poi si apre. Esatto. E secondo voi perché ci sono due tipi diversi di getto? Ve lo potete immaginare? Buttate. Perché ci può essere un getto dritto uniforme e uno a rosa? Perché secondo voi? Perché si diventa in una parte più grande. Più grande. Ok. Ok, quindi la rosa, ci immaginiamo un incendio più grande per la rosa. Diciamo, è quasi così, nel senso che il getto a rosa serve effettivamente per spegnere l'incendio, che in genere è abbastanza grande, no? Però invece il getto uniforme a che cosa serve? Allora, quando voi avete un bosco che si incendia, spegnete, diciamo, il fuoco che c'è e pensate che l'incendio è finito, in teoria, giusto? Lo spegniamo e andiamo a casa, basta. Cioè, le fiamme non le vediamo più, basta. Ma sarà spento veramente? No. Perché? Non? Che può succedere? Perché riprende con la cenere il terreno. Bravo. Eh sì, ci sono i carboni che potrebbero essere ancora attivi, ancora accesi, quindi sul terreno proprio. Quindi il getto uniforme serve proprio a questo, a spegnere questi carboni che potrebbero far tornare le fiamme attive. Esatto. Bravissimi comunque. Esatto. Con quello si spengono i carboni, con l'altro invece le fiamme, insomma. Come si chiama opera di bonifica? Opera di bonifica. Vi vedo preparati però, avete fatto un corso prima, non lo so. Bravi. Noi lo facevamo sopra. Io lo spengo un po'. Quindi, finale col botto, effettivamente la facciamo questa cosa, eh? Cioè, mi vuole demoralizzare. Niente. Si vergogna. Mi volevi dire qualcosa? No. Quindi insomma qualche minuto di pazienza e facciamo anche questa dimostrazione qua dei due getti che vi ho detto prima, così li vediamo veramente. La benzina, sì, perché senza la benzina benzina o miscela? No, il faggio non resiste al fuoco e quindi invece la guerra. Ovviamente l'acqua non è che compare per magia. Se mi fai la domanda su questa cosa, possiamo dire. I vari tipi di incendio sulle varie piante. Al lago di Parrea o al lago di Scanno? Alla foresta, a Bucamonte, a Rossano. Fiumi, a Rossano. Qualcosa di più piccolo di laghi e fiumi? Mare. Sì. No. Delle pozze. Così prendiamo l'acqua e la mettiamo qua dentro. Ma ci possiamo provare? Il cavalletto era vicino alla foggia qui. No, no. Non è proprio un irrigatore come quelli con le goccioline, non è uguale. È un po' più potente. Meglio di no. Quello è meglio con l'irrigatore, oppure i cavettoni che vi fate quando finite la scuola, però. Io lo so.
Questo no. Sì, mettiamo qua. Con lui. La protezione civile. Qua, qua. Siamo ormai sei esperto. Siamo in tanto di questa cosa. Allora, comunque, se volete sapere qualche cosa di un po' più tecnico, diciamo, di come funziona, per dire qualcosa. Vabbè, comunque, diciamo che ci sono delle cose che bisogna sempre ricordare quando utilizziamo questo macchinario, perché se lo utilizziamo in modo sbagliato poi non funziona, giusto? Okay. Allora, quindi, innanzitutto, essendo comunque uno strumento elettrico, per farlo partire come si fa? Elettrico meccanico. Come si fa a farlo partire? Come si fa a farlo partire, secondo voi? Cioè, lo dobbiamo accendere, no? O no? E da dove si accenderà? Dove si potrebbe accendere? Dalla chiave. Ok, quindi si gira la chiave. E va bene, lo accendiamo, no? Poi, abbiamo acceso. Allora, dobbiamo prendere l'acqua, giusto? Abbiamo detto. Ok. Da dove la prendiamo l'acqua? Quindi abbiamo detto la prendiamo da questi bacini. Dove la ecco. Guardate un po'. Allora si apre qui, si mette il tubo e l'acqua viene aspirata da una pompa. Ecco qua. Questo è il tubo che si mette. Per caricare di acqua il serbatoio. Vabbè, non è importante. No, è importante. Ho stato avanti. È importante, no, solo. È importante per il calcio. È importante perché metti che poi diventi guardia parco, lo devi fare. È sempre meglio essere pronti. Le prove vanno sempre male. Si è fatto il carico, si toglie di nuovo questo e si accende poi il nuovo. Quindi quello si toglie e a quel punto, una volta tolto il tubo, si può partire con l'azione di incendio. Intanto spieghiamo pure un'altra cosa. Dobbiamo sempre stare attenti per qualsiasi cosa, se si vede magari anche un mozzicone di sigaretta per terra, qualsiasi cosa, avvertire sempre. E chi chiamiamo? C'è il numero del parco, il numero della sorveglianza, che è attivo per 12 ore al giorno, è 0863 91 13 241. Io lo segno. Perché così Davide è proprio bello. Siete pronti? Ve lo ridico? Aspetta. 91 13 08. Pronti tutti? Vai, vai, sì, sì. Allora 0863 91 3241. E a voi come va arriva la chiamata? Allora, ripeto, ma... ci richiamano dalla sorveglianza. Ci... sì. Allora, vi ripetiamo il numero 0863 91 13 241. Okay. Questo è il numero della sorveglianza del parco. Dopodiché la sorveglianza ci avverte, dice, c'è un inizio di incendio. Correte
a spegnere, con la speranza che poi che funziona. Mi raccomando, quindi, questa è una prima cosa. Poi ci sono vari tipi di incendio, e i vari tipi di incendio che possono essere sulle pinete, che sono quelli più... Che cilindrata è il motore? Questa è la domanda. Allora, la cilindrata di questo motore è di circa 500 cc. E più non mi ricordo bene quanti cavalli ha. Comunque, questo poi ha una potenza di circa 400 bar di pressione al massimo, e quando spruzza, poi spruzza per essere efficace. Nelle prime fasi dell'incendio, naturalmente, non nelle fasi alte. Perché nelle fasi alte poi ci servono altri mezzi. Però come l'elicottero o gli aerei. Diciamo mezzi che vanno su terra, in un bosco che non si può passare. E come passa? E se no poi ci adesso si utilizzano anche delle vasche elitrasportate con l'elicottero. Invece per tipo tu vai con mezzi. Aspetta, quante domande fai tu? Ma io sono. È bella questa cosa che fai. Io sono un domandiere. Però visto che sei così interessato, tu sai che la prevenzione degli incendi la dobbiamo fare tutti, non è che solo i guardia parco, no? Quindi quando vedete qualcosa mi raccomando, ok? Non solo quando vedete qualcosa, ma tutto quello che il mondo deve fare. Quindi non gettate niente in giro che possa innescare incendi. Questa è la cosa importante. Ok. Adesso iniziamo la parte pratica. Mi sposto di qua. L'avevi ripreso? Facciamo il pieno. Vedete che alla fine la benzina è arrivata, dai. Ovviamente sempre molta attenzione a non far finire la benzina nei circuiti. Ok. Di benzina? Quanta benzina ci va, Alberto, chiedono? 5 litri. 5 litri. Beh, una benzina è sufficiente, A questo punto il modulo è
possono intervenire due operatori, sempre nella sicurezza di tutti, ma prima la sicurezza dell'operatore e poi la sicurezza delle persone. Sull'incendio non ci deve stare molta gente, solo chi è autorizzato, chi è stato formato per fare questa cosa, se no ci si fa male. Il fuoco è pericoloso, molto. Con la dovuta formazione e sicurezza però si può intervenire, sono operatori specializzati, assolutamente. Se volete facciamo anche l'altra lancia, però è la stessa cosa di questo. Li facciamo, basta così. Abbiamo rinfrescato un po' il terreno, dai. Ok, siamo tornati a un po' di silenzio. Adesso rimettiamo bene tutto a posto, che è comunque importante che, diciamo, tutte le strumentazioni vadano poste nel modo corretto. Ok. Proprio perché attutisce quando meno i carboni. Non è solo acqua. Sì. Comunque di solito facciamo solo con acqua perché tanto andiamo di corsa, carichiamo e scarichiamo, solo con acqua. Quello si mette magari dopo quando facciamo la bonifica. Altre domande? A questo punto penso che si può tranquillamente... Bene, allora vi ringraziamo dell'attenzione. Scusateci per il piccolo imprevisto che non voluto, però l'importante è che abbiate capito più o meno come il funzionamento. Questo è solo un primo intervento, ripetiamo, perché poi se l'incendio è di più vaste dimensioni c'è bisogno di altri mezzi. Grazie ancora a tutti, grazie all'Avis e a tutti coloro che hanno organizzato questa bellissima giornata.